Se volete formare la cremina, se vedete che ancora è lento, non si tira bene, vi consiglio di mettere un po' di farina, come faccio io. Ecco, io l'ho preso un cucchiaino e lo andate a setacciare sugli involtini. Così si formerà la cremina. Non la metto tutta, perché è troppa. Così formerà la famosa cremina, no? Non sarà più il sughetto troppo liquido. Qui si sta ritirando bene, possiamo dire anche che sono cotti, non lo risento. Eh sì. Ecco qua, i miei voltini sono pronti. Io ora spengo. È arrivato ad impiattare. Ecco, vedete la cremina che si è formata. Ecco qua. Ecco qua, amiche care. Gli involtini si sono fatti in pochissimo tempo, in 20 minuti, compresa tutta la preparazione. C'è un ottimo profumo, che mamma mia, proprio buono. Vedete la cremina che si è fatta? Vi consiglio di mettere poca farina, un cucchiaino, poi vedete voi a che punto è la cremina. Io non ho messo proprio un cucchiaino, avete visto? E niente, questa oggi è la mia ricetta, un involtino in bianco alla cacciatora. Se vi piace la mia ricetta, io vi invito come sempre a mettere un like o a fare un commento. E chi non si è ancora iscritto al mio canale, vi invito a iscrivervi e vi ringrazio per oggi con questo mio piatto. E vi dico buona giornata a tutti e buon inizio settimana a tutti. Ciao ciao!